Buongiorno ragazze, bentornate sul mio canale. Allora, come mi avevate richiesto, qualche ragazza in particolare su dei miei precedenti video, mi avevate fa fatto la richiesta, di fare un video della mia postazione. Allora, io l'avevo già precedentemente fatto, però volevo comunque sia farvi vedere grandi linee, veloce, 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 come sono organizzata. Allora, io ricordo a tutti che ho fortunatamente uno spazio giù in taverna dove mi sono potuta appunto organizzare al meglio. Quindi questo è il mio tavolo. Adesso piano piano mi avvicino e vi faccio vedere un pochettino tutto. Allora, questo qui è un mobiletto che ho a fianco del tavolo, nella quale vabbè, sopra potete vedere ci sono il rotolone per pulire alcuni sciampi che di solito regalo alle mie clienti. Qui troviamo allora le cartine, quindi ho le Devil di Passione Unghie, queste che sono per il corso e queste qui che avevo comprato ultimamente da Salone che però non mi fanno impazzire. E qua dietro ho tutto quello che riguarda i water decal e gli stencil e tutti i vari brillantini qui dentro, dentro queste scatolette, quindi paillette, brillantini, decorazioni. Qui invece, vabbè, questi sono dei colori acrilici che sinceramente non uso proprio per niente, quasi mai. Qui ho tutto quello che riguarda i glitter omaggio di Passione Unghie e le polveri chrome, i foil. Queste qua sono alcune prove che faccio io unendo dei brillantini vari. E qui dietro invece vi faccio vedere. Ho tutti questi brillantini, pagliettine un pochettino più spesse, cuoricini, stelline, un altro foil che è qua in mezzo, eccetera, eccetera. Quindi questa è, diciamo, la parte delle nail form e decorazioni. Dopodiché, sotto invece troviamo il cleaner in fondo che è ancora aperto. L'alcol, questo che è un disinfettante battericida che uso di solito per pulire il tavolo, l'isoform, anche quello che è un disinfettante per strumenti piuttosto che il tavolo. Qui c'è il brush cleaner che serve appunto per pulire i pennelli e eventualmente l'acetone se quando viene qualcuno che ha lo smalto. Poi invece nel penultimo ho le veline che do appunto alle clienti se si vogliono asciugare quando metto per ultimo l'olio delle cuticole, la scorta di guanti. Qua in fondo troviamo le mascherine, questa qua è invece la scorta di pad. Qui c'è l'acrigel solution, ecco, che magari mettiamo qua insieme. E nell'ultimo spazio invece sotto ho delle ciabattine monouso che uso per fare appunto i piedi. Queste qui che sono delle asciugamanine in carta che avevo trovato su Amazon ad un prezzo veramente ottimo. E questo che è appunto tutto il mio materiale che tengo per la pedicure. E vabbè, dei sacchetti, sacchetti dell'immondizia di ricambio. Poi qui dietro, come vedete, ho il cestino che è proprio dietro la postazione. Qui sopra ci sono i miei attestati. Poi, allora, qui appese ho praticamente le mie tip con appunto tutti i gel e semipermanenti che poi passo alle clienti per far vedere, anche se stavo pensando di posizionare un tavolino piccolino qui, se lo riesco una mensolina, in modo da mettere tutte le tip anche con i decori e mettere qualche rivista. Ok, vi stavo dicendo appunto lì avevo un'idea di mettere un piccolo tavolino o una mensolina per poter mettere delle riviste inerenti alle unghie e appunto tutte le varie tipi di decorazione che invece sono appese qui se vogliono appunto vedere qualche decoro particolare e anche i colori. Poi allora, come potete vedere, vabbè, io ho il mio tavolo che è stato fatto completamente da mio marito. Con vabbè, le gambe, una sedia che di là appunto è la parte della cliente, il mio Shimax, qui vabbè, ho tutti
i vari alimentatori, eccetera. Sul tavolo, sia a destra che a sinistra, abbiamo le lampade. E ho questa lampada che avevo acquistato all'Leroy Merlin, mi sembra, se non sbaglio, che sinceramente l'ho pagata 6-7 euro, una cosa del genere, che si può appunto anche allungare, c'è il braccino ed è molto comodo ed è fissata appunto sul tavolo. Qui vedete delle cose perché devo poi lavorare, quindi ho già preparato tutto il materiale. Di fianco al mio tavolo, allora io ho qua la mia Marathon 3, dove appunto ho già fuori una punta, questo mobiletto da scrivania, dove praticamente in questo mobiletto non c'è nulla che riguarda il nails, a parte, vabbè, ho forse lì la fresa vecchia e delle cose che non mi servono più. Poi, allora, cassetti, vi faccio vedere subito i cassetti, dove praticamente qui questi sono tutti i miei colori, quindi di passione unghie divisi per CG e tutti gli F. Poi ho qualcosa della Mesauda, come potete vedere, e qualcosa di Nail Look. Poi in fondo ho invece dei builder che non utilizzo più, un vecchio nero che uso per fare le mie prove. Qui ho invece le basi, non so se riuscite bene a vederle, comunque queste sono le basi di Sophia Nail, che utilizzo quando faccio l'acrigel di Sophia Nail. Questo dovrebbe essere un costruttore, Steel One Love, che però è finito. Qui anche ho due costruttori di Sophia Nail più un lucido che uso per i brillantini, sempre di Sophia Nail, e anche questo è tutto appunto Sophia Nail, quindi tutti i vari costruttori, perché io principalmente di costruttori utilizzavo loro come marca. Dopodiché, nel secondo cassetto, io ho le lime di scorta, quindi queste qua di passione unghie, che sono appunto le 50 lime, 180, le varie bustine, dove poi sopra scrivo il nome e inserisco le varie lime una volta lavate e sterilizzate. E dopo ho pensato di utilizzare questo cofanetto di La Femme, dello starter kit, per riporre tutto quanto. So che molte di voi non saranno d'accordo perché le lime vanno buttate ogni volta piuttosto che, io però mi sono sinceramente organizzata così. Allora, l'ultimo cassetto appunto non c'ho praticamente nulla. Mi sono organizzata così, vi dicevo, perché non avendo tantissimi clienti, ogni volta che appunto finisco di lavorare, io lavo, sterilizzo e ripongo nella propria bustina, ecco, quindi non c'è pericolo che batteri, piuttosto che se rimane qualcosa, non c'è pericolo che vadano in giro nelle altre. Ritornando alla parte sovrastante della scrivania, quindi qui avete visto la fresa. Qui c'è la lampada, quella appunto sanitizzante, disinfettante, che in questo momento ha già finito, con dentro tutte le mie cosine. Qui allora troviamo un cofanetto che ho acquistato con il cleaner, sanitizzante, la mucchina, sempre per igienizzare, un altro disinfettante, dei buffer, la spazzolina, poi ci sono i bastoncini d'arancio, una crema mani, un altro buffer e qui ci sono dei pennellini. Poi io qua di fianco ho il mio associetto con i pennelli. Di solito preparo tutto prima, vedete qui ho l'appoggiapennelli, ho già preparato i pennelli che mi serviranno dopo per fare il refill, però nel caso in cui mi serve qualcosa, dato che comunque ho anche le pinze e tutto quanto, io lo tengo sempre qua a portata di mano. Quando non lo uso più lo chiudo e lo lascio comunque qui. Poi ho questa cassettiera, come potete vedere, dove nel primo cassetto, vabbè, ho le varie mascherine di scorta, anche se oramai con lo Scimax, devo essere sincera, ragazza, la mascherina non serve più. Ho questi pennellini che ancora devo provare perché non mi avevano entusiasmato tantissimo, dato che vi avevo detto che sono aperti tutti, ma li devo provare. Ho queste forbicine. Ecco, scusate, mi è caduto un pezzo, che erano cadute per terra, quindi le
le uso più che altro per tagliare le nail form e ho tutte delle varie tip vecchie di prova che in realtà dovrei anche buttare perché non servono più a molto. Nel secondo cassetto ho le spugnette per lo shade, qui ho il pennellino sempre per la sfumatura e ho alcune di queste cose che, ripeto, non sono mai riuscita ad utilizzare. Avevo fatto forse un video dedicato a questo. Le ho comprate su Amazon, ma ragazze, non sono mai riuscita a capire come poterle utilizzare. Quindi diciamo che sono rimaste lì. Nell'ultimo cassetto invece ho questi, che sono praticamente le tesserine con i bollini di Nail Look che uso come fidelity card da dare ai miei clienti. Ho i buffer di scorta, ho questo costruttore che è qua, mi chiederete perché è qui, che è il Wet Sculpture, perché io non lo adoro particolarmente e quindi l'ho lasciato un pochettino nel dimenticatoio sinceramente. Poi vabbè, ho questo che servono per i piedi ma non li ho mai usati e ho una scorta di punte che solitamente utilizzo per fare i piedi, quindi le sterilizzo nel momento in cui devo appunto utilizzarle per le pedicure. Poi. Passando a sopra, mi sposto un pochino. Allora, questa parte sotto è tutta la parte dedicata all'acrigel. Come potete vedere, adesso c'è un po' di casotto perché non sono riuscita a sistemare. Però appunto ho diverse acrigel, quindi sia di Nail Look di diverse colorazioni, il bianco, il rosa un po' più chiaro, il rosa un po' più scuro, che di La Femme, queste due. La base che io tengo sempre insieme a quella di La Femme, tanto non è comunque ingombrante. Questi due sono le Sleep Solution e a questo punto metterei qui anche questa. Così ce le abbiamo tutte e tre in ordine, anzi la mettiamo qua vicino a quella di Passione Unghie. Qui ho appunto anche l'acrigel di Passione che è ancora abbastanza nuovo perché non l'ho utilizzato molto. Il bicchierino che è un semplice vasettino che ho acquistato dai cinesi. Il pennellino che tengo qua di fianco e di solitamente ci sono anche i pad, ok? Che poi vabbè io mi avvicino nel caso in cui quando devo lavorare. Nel reparto sopra invece ho tutti i preparatori da questa parte, adesso non li vedete tutti perché appunto sono già pronti lì da essere utilizzati, tutte le varie basi di Passione Unghie, di La Femme, i top coat, quindi di La Femme, di Passione, Ultra Gloss, Optical Ultra Gloss, Aqua Gloss, il matte Soak Off di Sophia Nail, dietro lì troverete quelli di Sophia Nail, la colla per le tip che in realtà non ho mai utilizzato e questi sono gli oli invece per le cuticole. Qui sopra invece queste sono le lime che utilizzo io solo per me per fare i lavori e questi sono dei pennelli che invece non utilizzo più, che in realtà dovrei anche togliere da lì perché prendono un sacco di polvere. Mentre dietro di me, adesso vi faccio vedere, qui sopra dietro di me ho invece tutto il reparto semipermanente, quindi allora troviamo i semipermanenti di Passione Unghie che sono oramai sempre più perché diventano sempre di più. Quindi tutti i semi permanenti di Passione Unghie, non sono ordinati per colore, per tipo, perché tanto poi non ho mai il tempo di sistemarli, ragazze, sono sincera, non li sistemo mai. Dopodiché ho qualcosina di Mesauda, che mi è stato regalato, io non amo molto la Mesauda come marca, però vabbè, ho qualcosina anche lì di Mesauda. Questi qui sono gli unici che ho di La Femme, quindi questi pochini colori, anche se ne volevo acquistare degli altri. Questi qui invece sono tutti di Sophia Nail, qui sopra, non sono tanti ma vabbè, sono abbastanza. E queste sono invece le scorte, quindi il Naked che è ancora chiuso, che è una scorta, un Optical Ultra Gloss, un Ultra Gloss, un Aqua Gloss, questo che è la base Peel Off, un Glossy ancora chiuso, questa è una base Acid Free di Nail Look,
Milk. E qui c'è invece una base semipermanente, sempre di Sophia Nail. E sinceramente, ragazze, basta. Io vi ho fatto vedere tutto quello che ho nella mia postazione. Diciamo che l'ordine cerco di tenere sempre ordinato, ma è molto difficile perché comunque stia lavorando, c'è anche un po' di disordine. Vabbè, lì come potete vedere qui ho tutti i disegni dei miei bambini anche lì dietro che mi obbligano a tenerli. Ho un po' di stemmini di pasta e unghie. E niente, ragazze, io spero che il video vi sia stato utile, soprattutto alle persone che me l'avevano richiesto. Vi ringrazio per essere state con me. Se avete bisogno di qualche informazione, scrivetemela pure nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi il solito like. Vi annuncio già che a breve vi farò il video del mio refill che andremo ad effettuare con Frozen Pink e con Genius, e vi farò anche un altro video sulla recensione personale del Genius, quindi quello che ne penso io. Come è andata sulle mie unghiette che avevo fatto appunto il refill da semipermanente a appunto questo nuovo Genius. Quindi niente, vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, lasciatemi un pollicione se questo video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo. Un bacione grande, ragazze!